Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro canale Langa Studios. Sono sempre Andrea e oggi vi parlerò di un progetto molto carino che abbiamo sviluppato per una gioielleria. Mi sposto sull'altro schermo e vi faccio vedere subito. Eccolo qui, quando si parla di gioielli giustamente il pensiero va sempre al lusso, alla moda, al prestigio. E la stessa cosa abbiamo pensato noi, quando questo cliente ci ha chiesto di sviluppare un'identità grafica per il suo nuovo brand. Naturalmente si trattava di rappresentare graficamente dei lavori di prestigio, in cui la precisione e l'accuratezza sono caratteristiche principali per la realizzazione di prodotti unici. Proprio ragionando sul concetto di precisione, la nostra idea è stata quella di rappresentare il brand tramite un gioco di forme geometriche che si intersecano tra di loro. Abbiamo, come potete notare, iniziato da 3 semplici forme. Le abbiamo duplicate e le abbiamo ruotate per comporre una forma sempre più ricca di linee e complessa. Guardate quanta roba. Infatti, man mano che procedevamo con l'aggiungere nuovi quadrati, nuovi cerchi, si è venuta a delineare una figura piuttosto complessa, esattamente quello che volevamo ottenere. Naturalmente questo sarebbe ottimo per un disegno tecnico e molto meno per una brand identity, ma come abbiamo fatto a realizzare qualcosa di veramente apprezzabile? Ebbene, proprio come fa ad esempio uno scultore, siamo andati a togliere man mano ciò che c'era di superfluo per svelare poco per volta la figura che volevamo ottenere. Ecco, guardate, utilizzando lo strumento Unisci Forma e andando ad eliminare le linee superflue, come viene fuori appunto il logo che vogliamo ottenere. In questo modo abbiamo creato una composizione geometrica che punta verso il centro, ma verso che cosa? Ecco, come potete vedere, verso un cerchio, un piccolo cerchio che può rappresentare, non so, una gemma oppure una perla, o verso l'esterno con la chiusura delle diverse forme. Questa immagine era senz'altro un punto di partenza, perché naturalmente è stata la base della brand identity, alla quale poi andava associato uno schema di colori ben preciso. Ecco, vediamo qua, quello che abbiamo individuato appunto con il team di progetto partiva da un giallo oro per poi scurirsi sempre di più, in modo che potesse creare dei bei contrasti. Proprio guardando l'aspetto cromatico abbiamo deciso di riproporre il logo in diverse declinazioni per mostrarne la versatilità al cliente. Simulando poi l'applicazione pratica del logo, lo abbiamo poi inserito in diverse simulazioni 3D per far intuire al cliente una possibile linea da adottare. I motivi sono stati poi riproposti in diversa chiave anche per quanto riguarda gli elementi di corredo, a seconda delle diverse possibilità. Quello che abbiamo voluto creare, insomma, è un logo in grado di rispondere ad ogni esigenza del mercato e al design appunto contemporaneo. Come ogni nostro progetto digital, al cliente abbiamo fornito tutti i file vettoriali e raster.